pubblicamente al sindaco della città di Como poi la petizione che già da qualche giorno viene consegnata a molti sindaci d'Italia perché venga dappertutto garantita l'iscrizione dei richiedenti asilo nelle liste dei residenti. Come mi permetta, signor sindaco, ho colto molto positivamente, mi creda, il suo discorso, visto che l'ANPI ha intitolato questa giornata, Nessuno escluso, di ricordarla che non è più possibile che ci siano persone senza dimora sotto i portici delle ex chiese o in altri angoli della città. Nessuno escluso, quindi, a tutti un tetto. La situazione della nostra città è drammatica e va risolta con l'impegno di tutti. In questo caso, logicamente, sto parlando di senza fissa dimora. Concludendo, invito a riflettere su questo, sull'oggi, a riflettere il 26 maggio, quando dovremo scegliere come votare per l'Europa. Permettete, io dico un'Europa di diritti, di pace, di solidarietà, e il 2 giugno, Festa della Repubblica, dove invito a rileggere e a riflettere sulla nostra Costituzione. Diamoci questi impegni, condividiamoli, spieghiamoli ai giovani, tramandiamo quello che gli anziani ci hanno raccontato. Oggi però permettetemi di gridare forte: viva la Resistenza, viva la Repubblica, viva la Costituzione, viva il 25 aprile e grazie ai suoi protagonisti sempre. Grazie.